Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua. Oggi vi voglio parlare del rodaggio della pipa. Che cos'è? Perché si fa e come si fa? Bene, allora, il rodaggio della pipa viene fatto quando si compra una pipa nuova. A riguardo di questo argomento, sinceramente, negli anni ne ho sentiti di molti pareri. C'è chi è favorevole e chi no. Prima di tutto voglio dire una cosa. Da sempre il rodaggio della pipa viene considerata una di quelle cose che rende il fumare la pipa un'arte. Quindi, per me già questo ha un significato molto importante. Comunque, perché si fa il rodaggio della pipa? Allora, la pipa, come sappiamo, il fornello della pipa, come sappiamo, è formato da legno normalmente. Questo legno, scusate, subisce vari processi di preparazione, di invecchiamento e quindi quando arriva a noi si trova in uno stato per cui appena noi accendiamo la pipa possiamo provocare uno shock tale da far sì che il legno si rovini subito o anche comunque in futuro. Non è detto che se la pipa non si rovini subito non si possa rovinare più in là col tempo. Ovvio, una pipa se non viene trattata bene comunque si rovina nel tempo. Certo è che non fare il rodaggio, secondo molti pareri, provoca degli shock al legno, per cui possono manifestarsi dei problemi subito oppure nel tempo. C'è chi dice che non ha mai fatto il rodaggio in nessuna delle sue pipe e le sue pipe sono perfette. Benissimo, io sono contento, ma questo non vuol dire che se abbiamo la possibilità di aiutare la pipa finché non si rovini, non le dobbiamo fare, non le dobbiamo attuare. Altra cosa da dire è che in molte pipe nuove, non in molte, però in diverse pipe nuove possiamo trovare quella che viene chiamata la precarbonizzazione, cioè troviamo il fornello all'interno scuro, non di color del legno. Questo perché? Perché viene applicata alle pareti un leggerissimo spessore di carbone. Questo spessore veramente aiuta la pipa quando è nuova, appunto, ad essere riparata dal calore. È un po' quello spessore che si viene a formare nel tempo nelle pareti della pipa quando noi fumiamo. Detto anche crosta. Bene. C'è chi è favorevole a questo, a questa applicazione, chi no. Io sinceramente ho comprato pipe che ce l'avevano e pipe che non ce l'avevano. Per me non è un problema, io sto molto attento a fare alla pipa quando è nuova, quindi non ne vedo la necessità, però se c'è non mi preoccupo. Bene, allora come si fa il rodaggio? Il rodaggio andrebbe fatto in tre parti. Praticamente si carica la pipa per la prima parte solo un terzo sul fondo, dopo la seconda parte per due terzi e nella terza parte caricato il fornello completamente di tabacco. La parte più importante è proprio la prima fase, quella in cui cerchiamo di rodare il fondo della pipa. Questo perché? Perché è la parte dove durante la fumata si può formare della condensa e quindi è quella che più lentamente e più difficilmente in cui più lentamente, scusate, più difficilmente si forma la crosta. Quindi durante la fase di rodaggio dovremo prestare un po' di attenzione. Quindi noi andremo a caricare un terzo del fornello, praticamente la parte sul fondo, andremo a accendere la pipa e cercheremo di fare una fumata abbastanza lenta. In questa fase non è importante che si spenga oppure no,
la pipa. È importante che la fumata sia lenta, che non scaldi molto, appunto perché noi non stiamo fumando la pipa per gustare il fumo, ma stiamo fumando la pipa per far sì che si formi almeno un piccolo strato sui bordi del fornello. Fatto questo, passeremo alla seconda fase, cioè riempiremo il fornello per 2/3 e fumeremo la pipa finché non si sarà cominciato a formare, perlomeno imbrunire il bordo del fornello e poi per 3/4, cioè tutta la pipa. Che tempistica dovremmo applicare? Allora, io solitamente in 1 o 2 giorni completo un processo, cioè la prima fase, poi la seconda fase e infine la terza fase. Queste 3 fasi di solito le distanzio tra di loro di altri 1 o 2 giorni. Parlando sempre nel corso degli anni con molte persone che fanno il rodaggio della pipa, tutte dicono che va fatto, che andrebbe fatto per qualsiasi materiale in cui è fatta la pipa, anche nelle pipe in schiuma di mare. Questo perché qualsiasi materiale comunque subisce uno shock, soprattutto le prime volte, a contatto con la brace e quindi con il calore. Io addirittura lo consiglierei vivamente anche alle pipe in morta. Sono pipe, prima di tutto, che sono costose e quindi a maggior ragione dovremmo cercare di fare tutto il possibile affinché non si rovinino, ma soprattutto per la tipologia di materiale. Un materiale bello che ha una sua fumata particolare, ma che nello stesso tempo è anche abbastanza fragile. Infatti, uno dei motivi per cui è costosa la pipa è prima di tutto per il costo della materia prima, ma soprattutto perché è facile che subisca dei danni durante la lavorazione. Io ho visto delle pipe in fase di lavorazione in morta che hanno manifestato dei problemi anche proprio alla fine di questa lavorazione, perché è un materiale molto molto particolare. Bene, c'è chi dice che in vita sua non ha mai fatto il rodaggio a nessuna delle sue pipe e tuttora tutte le sue pipe sono perfette. Io sono contentissimo, sinceramente. Ma come ho detto, il materiale del fornello è un materiale che subisce uno shock a contatto con il calore, soprattutto nei primi tempi, e quindi secondo me è meglio applicare qualsiasi cosa atta ad evitare questo. A parte il fatto che il legno, adesso parliamo del legno, è comunque ovviamente per sua natura suscettibile al calore, ma bisogna anche tener conto che da quando viene raccolto il ciocco subisce varie fasi di lavorazione e anche di stagionatura. Questa è una ragione in più per cui la pipa quando è nuova può avere dei traumi a contatto con il calore, soprattutto all'inizio. Che dire, io l'ho sempre fatto, questo non vuol dire che le mie pipe dureranno in eterno o che sia sicuro una volta fatto che non avrò problemi, però altra cosa secondo me importante è che da sempre è considerata una di quelle cose che rende il fumare la pipa un'arte, e quindi a maggior ragione è bello fare anche questa cosa. Ricordiamoci che per i romantici del fumare la pipa, appunto, la pipa non è considerata solo un piacere, ma anche un'arte. Bene. Mi sembra di aver detto le cose principali in breve tempo. Non ci sono altre cose che vorrei aggiungere per non dilungarmi troppo. Ripeto, io lo consiglio sempre.
è una buona cosa. Ah, ecco, una cosa. Questo può aiutare anche, non so se vi è mai capitato, ma a molti è capitato nella storia, negli anni, fumando la pipa, che una pipa comprata nuova può risultare all'inizio con una fumata, come si dice, dura oppure acida. Può succedere con qualsiasi pipa, anche con le più costose. Questo perché? Perché è un fenomeno che si può verificare nel legno. Diciamo che oltre un fenomeno che è dovuto alla natura del legno, è un po' dovuto anche, soprattutto nelle ultime fasi di preparazione del ciocco prima di essere lavorato. Però nulla toglie che questo può accadere anche con le pipe più costose. A me, sinceramente, di tutte le mie pipe, mi è successo una volta. Quindi la fase di una buona fase di rodaggio può diminuire il manifestarsi di questo fenomeno. Questo fenomeno è un fenomeno che può durare per poco tempo o purtroppo anche per lungo tempo. Io spero che all'inizio non accada mai a nessuno, all'inizio, quando inizia a fumare la pipa, perché è veramente, può risultare veramente una fumata sgradevole, perché arriva in bocca un sapore del tabacco veramente sgradevole, però può succedere. Se vi capiterà all'inizio, correrete veramente il rischio di abbandonare la pipa, pensando che sia una cosa naturale e quindi che non vi piaccia. Ecco, quindi di solito questo fenomeno, appunto, dicevo, va via via diminuendo col tempo con il fumare la pipa. Ci sono dei casi però che è durato veramente a lungo, e quindi non vi rimane altro che, se proprio non riuscite a resistere, ad abbandonare purtroppo quella pipa che avete comprato. Ecco, un buon rodaggio può aiutare ad affievolire questo fenomeno. Bene. Mi fermo qua, non voglio aggiungere altro, consideratelo appunto per uno di quei passi che bisogna compiere e che rendono il tutto un'arte. Potete farlo anche velocemente, non ha importanza, però dategli un po' di attenzione alla vostra pipa quando è nuova, e lei vi ringrazierà, come si dice. Bene, ciao a tutti e alla prossima.